Nel Vangelo di oggi, preso da Luca al capitolo decimo, dal versetto 17 e seguenti, leggiamo: «Non rallegratevi però perché i demoni si sottomettono a voi, rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nel cielo». I 72 discepoli inviati da Gesù, compiuta la loro missione, tornano e gli raccontano tutto ciò che è accaduto. C'è euforia nei loro racconti. Il Vangelo è buona notizia, per questo è fonte di gioia. La gioia dei discepoli nasce dal vedere il successo apostolico. Signore, anche i demoni si sottomettono a noi nel tuo nome. In queste parole ricche di entusiasmo e di molta ingenuità c'è anche la certezza che l'esito positivo della missione non dipende dalle proprie capacità. È nel nome di Gesù che essi hanno vinto il maligno. Gesù li invita a non fermarsi alla superficie delle cose, agli eventi spettacolari. Anche le cose sante possono alimentare un sottile e dannoso compiacimento. Rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. La vera gioia, quello che nessuno può togliere, non deriva dai successi apostolici, ma unicamente dalla certezza che Dio ci ama di amore eterno. Ognuno di noi è conosciuto e prezioso agli occhi di Dio. Il nostro nome è scritto sul palmo della sua mano e mai saremo dimenticati. Troppe volte siamo tentati di lamentarci delle cose che non vanno e delle tante fatiche che dobbiamo affrontare. Ma ogni tanto facciamo anche memoria della tanta gioia che abbiamo trovato incontrando il Signore. Obbedire a Gesù e fare quello che Egli insegna ci dà la possibilità di sperimentare la gioia più vera e profonda. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.